Allora, prima di vedere un argomento che mi interessa, ovvero questo qui, che è un argomento comunque che io tratterò come al solito in tutti i dettagli, quindi comunque verrà un lavoro abbastanza lungo, vi faccio la recensione a questo libro, che è comunque un libro che io consiglio sempre. In genere quando mi chiedono quali sono i libri migliori scritti sull'argomento, ad esempio nelle analisi mitologiche o comunque simboliche, io in genere rispondo sempre o Mircea Eliade con la sua opera monumentale che ha trattato di storia delle religioni, oppure anche questo è un buon libro da cui si può iniziare. Io tra l'altro questo libro l'avevo già letto un paio di anni fa, mi pare, e l'ho sempre citato, ecco, l'ho usato molto spesso nelle mie analisi. Praticamente è un libro che ripercorre un po' tutta la mitologia legata agli alberi, cioè tutti quegli alberi che nella storia dell'umanità, di questo quel popolo, di questa quella cultura, venivano spesso adorati come divinità o comunque avevano un significato simbolico, mitologico, molto particolare. Ad esempio, qui l'autore inizia parlando del frassino Yggdrasil, che poi è uno dei concetti principali della mitologia norrena, oppure ad esempio altri alberi cosmici che lui cita, ad esempio, sono quelli ad esempio di quest'altra cultura svedese, Uppsala, oppure ancora fa dei collegamenti con l'induismo, perché comunque anche nell'induismo c'è questo discorso di questo albero cosmico, o ad esempio cito a Poseidone, dio del frassino, l'albero cosmico del mondo. Qui ovviamente poi parla anche del contesto sumerico, ad esempio cita Enki, o piuttosto cita anche le popolazioni mesoamericane, ad esempio cita Macuil Xochitl, che era praticamente il giovane dio della vegetazione, che rinasce dell'amore del canto e della musica, oppure Xochipil, il principe dei fiori, Xipetotec, nostro signore lo scorticato, che praticamente era il simbolo della primavera. Ecco, erano un po' questi riti molto cruenti che i mesoamericani mettevano in atto da un punto di vista stagionale. Poi vabbè, ovviamente questa cosa non manca comunque neanche nel contesto comunque ebraico e poi cristiano, perché cioè l'albero ad esempio della conoscenza del bene e del male, o comunque quello della vita eterna, che vengono menzionate a Genesi, ovviamente sono scopiazzamenti di altre, cioè di altre cose che si trovano nelle altre culture. Ad esempio, pensate che addirittura i cinesi avevano questa mitologia basata su questo legno sacro. Addirittura loro lo chiamavano Qianmu. Tra l'altro, poi effettivamente i cinesi, da un punto di vista di elementi, consideravano anche come elemento il legno. Avevano più elementi di noi, quindi non consideravano solo l'aria, la terra, il fuoco e l'acqua, ma a livello di elementi avevano un'importanza simbolica anche il legno e mi pare anche il metallo. Quindi praticamente tutte le culture hanno sempre avuto questo simbolismo degli alberi, cioè c'erano delle culture che magari adoravano i frassini, c'erano delle culture che magari adoravano le querce, per dire, dagli Egizi. Oppure ad esempio, vediamo un po' quale altre culture cita. Ad esempio, ecco, poi nel capitolo secondo si mette a parlare del discorso degli sciamani, per dire, perché comunque anche nello sciamanesimo, degli Inuit piuttosto che dei Mongoli, piuttosto che dei Tungusi, c'erano sempre questa idea di alberi cosmici, che praticamente governavano, segnavano, ecco, è più giusto dire segnavano i vari livelli di esistenza dei tre mondi, quindi il mondo sotterraneo, il mondo abitato da noi e il mondo celeste.
Quindi praticamente sono tutte dimostrazioni, ovviamente per chi sa leggere, per chi poi ovviamente non mette in moto il cervello, che dimostrano che in realtà il discorso degli alberi, che poi appunto si chiama il culto arboreo, in realtà è presente in tutte le civiltà, dai cinesi agli indù, agli egizi, ai norreni, comunque alle religioni sciamaniche, ma comunque anche ad esempio nei contesti asiatici, comunque sud-est asiatici, cioè praticamente in tutte le culture c'è sempre un po' questa idea che o una pianta in particolare, avevamo ad esempio visto il discorso del Tulsi Viva nel caso dell'induismo, questa specie di basilico che cresce lì da loro, che viene adorato come appunto se fosse una dea, oppure anche ad esempio il frassino, per dire, la quercia, cioè sono tutte cose che si trovano praticamente in tutte le religioni politeiste. Ovviamente il monoteismo scoppiazza questo discorso degli alberi, oppure ovviamente magari spesso distruggeva le culture altrui, e laddove non poteva distruggere, come poi dicevo in tanti altri video, praticamente ci ha piazzato sopra i suoi simboli, cioè per dire il culto del frassino in realtà, o comunque del faggio, è presente anche qui in Italia, se andate ad esempio in posti come la Puglia, mi pare, ci sono ad esempio queste Madonne del frassino, Madonna del faggio. Addirittura una delle ultime Madonne che ho trovato, che è praticamente uno scoppiazzamento infame del culto delle erbe, in particolar modo dei legumi, è la Madonna della Sulla, per dire, cioè questa Madonna che praticamente protegge questo particolare legume chiamato Sulla, che adesso non mi ricordo in che zona d'Italia è, comunque. Per dire, ovviamente il cattolicesimo ha scoppiazzato questo discorso di culto arboreo. Peraltro, comunque, già gli ebrei e gli arabi preislamici praticavano il culto arboreo, perché in realtà allora il loro dio, cosiddetto dio Yahweh, anche se già qui ci sarebbe da fare un distinguo, perché effettivamente gli ebrei non avevano neanche un dio unico, avevano una cozzaglia di dei chiamati con diversi nomi, che in un certo periodo poi sono stati fusi tutti in un'unica figura. Comunque, questo supposto dio Yahweh, in realtà, che si manifesta nel roveto ardente, lì il fatto che questo dio si manifesta in un roveto, che il roveto è una pianta, ovviamente quella è una traccia di culto arboreo, cioè fa parte della mentalità religiosa del culto arboreo delle piante, degli alberi. O ad esempio anche per dire, la controparte femminile di Yahweh, ovvero la dea Sherai, era ad esempio venerata nei tronchi degli alberi. O anche ad esempio nel contesto, se volessimo comunque il contesto preislamico, spesso le tre dee Allat, Aluzza e Manat, specialmente Aluzza, erano praticamente venerate o sotto forma di gru o sotto forma di tronchi, soprattutto Aluzza, era venerata sotto forma di tronco da caccia, o comunque anche sotto forma di dea delle oasi. Non solo lei, comunque c'erano comunque anche altre divinità che venivano considerati protettori delle oasi, quindi quando appunto l'oasi nel deserto, l'arabo preislamico passava lì, ovviamente faceva la sua preghiera al dio o alla dea in questione, prima che ovviamente si imponesse il culto del solo Allah. Qui ad esempio poi, anche per dire, un altro albero che lui tratta è la betulla. Dopo aver trattato il frassino, tratta anche la betulla. Altro albero che tra l'altro era pure associato, è molto importante, ecco, nel contesto ad esempio dei Buriati o comunque degli altri popoli sciamanici, però se non ricordo male era associata anche a Brigitte, se non ricordo male. Mi pare fosse associata, sì, forse era associata anche a Brigitte, che poi ovviamente, ecco, nel contesto cristiano è diventata questa inesistente Santa Brigida, per dire, che ovviamente è ricalcata sul Santa Brigida, ecco, ricalcata comunque sul discorso della dea Brigida, che comunque abbiamo visto nei video precedenti. Oppure ad esempio poi qui lui riprende sempre questo discorso, ecco, ad esempio anche il Tibet e Mongolia, per dire. Cioè, praticamente fa questa rassegna a 360 gradi di tutte le culture, anche quelle più sconosciute, come ad esempio potrebbe essere lo sciamanesimo di tipo siberiano,
dimostrando che praticamente il culto arboreo è presente in tutte in tutti i popoli. Ad esempio, poi qui parla del fico, che tra l'altro poi era presente comunque anche con una valenza abbastanza inquietante. Era presente comunque anche nel contesto italico o comunque greco e con una valenza un pochino più mistica era presente ad esempio nel contesto buddistico. Oppure, vediamo un po' che altro albero cita, ne cita parecchi, eh. Ovviamente poi c'è il capitolo tutto dedicato alla quercia, l'albero delle Sefirot, vabbè. Ecco, ad esempio la quercia oracolare poi, che è uno diciamo, degli alberi più menzionati da un punto di vista mitologico, veniva principalmente associato agli dei maschili del fulmine, gli si dedica praticamente un capitolo intero, parlando ad esempio di Dodona, quindi di Zeus, mi pare che poi citi comunque anche Peruna. Allora, niente, questo era giusto per farvi vedere un po' anche cosa si trova questo libro. Quindi io comunque, ecco, ad esempio qui parla di Zeus, per dire, fa tutta diciamo, l'analisi, ecco, addirittura la stessa figura di Zeus, cioè Zeus da bambino, Zeus cresciuto, eccetera, eccetera. Allora, penso di avervi fatto vedere un po' di che cosa si occupa questo libro, quindi è comunque, ad esempio qui parla del culto della quercia in Europa, che venne stroncato nel sangue da parte dei cristiani. Come dicevo, i cristiani hanno praticamente disboscato intere aree di boschi sacri dei pagani. Ad esempio, qui cita qualche dio. Abbiamo visto comunque Zeus o Giove associato alla quercia. Poi, mentre il frassino era dedicato a Odino, la quercia era l'albero di Donar Tor, il dio del tuono. Poi la quercia sacra fu addirittura abbattuta da San Bonifacio ed era una quercia consacrata ad Onar. Oppure anche un altro dio associato alla quercia era Perkunas, come ho detto, il dio lituano, o comunque anche Perun, questo dio slavo molto simile a Zeus. Praticamente queste querce sacre che erano dedicate a questi dei sono praticamente state abbattute dai cristiani. Qui lui ad esempio cita Bonifacio, però ce n'erano anche altri, tra cui anche mi pare San Martino. Uno dei San Martini, ecco, aveva anche lui praticamente colpito con l'accetta, aveva praticamente abbattuto questi alberi sacri. E dove ovviamente non hanno potuto buttare giù o comunque far smettere la tendenza che le persone avevano ad andare lì a pregare e a venerare l'albero, ovviamente ci hanno piazzato sopra il santino della loro Madonna e quindi hanno praticamente cristianizzato la pratica. Qui ad esempio parla del vischio, che è un argomento che io avevo già trattato sull'altro canale di teologia, cioè comunque il vischio si lega anche al discorso dei culti fallici, tra l'altro poi in realtà il vischio lo usano anche i cattolici a Natale, quindi non sanno neanche che usano un qualcosa preso dai culti fallici, per dire. Il discorso del figlio di Odino. Oppure, ad esempio, nel capitolo 4 parla ad esempio anche del culto di Creta minoica o comunque quelle divinità, ad esempio, tipo per dire cita Dioniso Dendrite. Dioniso comunque era un dio che si legava anche a questo discorso della vegetazione in crescita, eh. Ecco, un altro capitolo che io vi consiglio molto, che è un qualcosa che a me è piaciuto molto leggerlo, è il capitolo dedicato alle impiccagioni rituali e ai riti della fecondità. Perché forse non tutti sanno che in realtà il dondolarsi o comunque l'appendersi erano pratiche pagane di fertilità, di fecondità. Ad esempio, venivano appese queste statuine ai rami degli alberi da frutto, sia in Grecia che in Creta, eh. Erano poi dedicate ad Arianna, che molto probabilmente agli inizi era una dea della vegetazione, che l'Arianna, quella del filo, avete presente? Del labirinto, ecco. Molto probabilmente agli inizi era addirittura una dea della vegetazione. Questo ad esempio è un capitolo che a me era servito molto perché spiegava questo discorso anche del dondolio, che appunto era, cioè avete presente il dondolarsi sull'altalena? Ecco, in realtà quella era una pratica secoli fa, era una pratica pagana.
serviva proprio a far queste specie di riti della fecondità. Ecco, poi c'è il capitolo dedicato al vino, quindi a Bacco, Dioniso. Allora, come vedete, praticamente è una guida veramente completa, cioè lui, vabbè, si focalizza soprattutto diciamo, sugli dei più noti, però comunque nel capitolo lì, ad esempio, dedicato allo sciamanesimo, tira comunque fuori anche delle religioni un pochino meno famose, come ad esempio potrebbe essere lo sciamanesimo di tipo Buriato. Poi, ad esempio, dedica un altro capitolo alpino, altro albero molto importante da un punto di vista mitologico, il discorso di Attis del cinghiale. Ecco, poi riprende sempre questo discorso del dio impiccato, Marsia, che peraltro poi in realtà il discorso di dio, di dea che si sacrifica, è presente comunque anche in tante altre mitologie. Allora, penso di avervi praticamente detto un po' tutti gli argomenti. Qui ad esempio parla della palma, era un culto, questo culto della palma, che era diffuso soprattutto nelle zone, diciamo, desertiche, diciamo così, ed era molto probabilmente dedicato ad Allat, la dea preislamica. Poi vabbè, c'è il discorso di Osiride, del cedro. Insomma, allora, penso di avervi dato un po' tutti gli argomenti. Poi lui diciamo, prima di arrivare alla fine, parla anche di alberi un pochino meno famosi, come ad esempio il lauro, il pioppo, il tiglio, il noce, vabbè, il noce di Benevento, il mandorlo, il cipresso, il gelso. E poi riporta anche questo discorso degli elfi e dei folletti, perché come abbiamo detto tante volte, in realtà il piccolo popolo in realtà è spesso comunque, cioè deriva spesso comunque da credenze pagane, nel senso alcune figure del piccolo popolo sono comunque ricalcate sugli dei pagani. Allora, questo libro mi pare di avervi detto un po' tutto quello che parla, quindi io vi consiglio comunque di leggerlo. Magari non si trova in tutte le biblioteche perché è vecchiotto, non so se è stato ristampato, comunque cercatelo perché ne vale la pena, cioè è un libro che comunque merita. Sì, praticamente è del 1989, però in Italia è stato diffuso nel 1991, quindi adesso non so se effettivamente poi è stato ristampato di nuovo. Ad ogni modo, cercatelo, cioè chiedetelo, comunque boh, provate a cercare magari su internet all'usato, perché comunque è un libro che merita molto se vi occupate di studi di mitologia comparata. Questo libro è veramente fatto molto bene, anche se vabbè, questa non è una lettura ginocentrica, anzi è principalmente comunque dedicato agli dei maschili, quindi a livello di dei c'è poco niente, però comunque è sempre utile conoscere, ecco, saperle queste cose. Anche perché poi effettivamente cioè la paccottiglia cattolica dell'agghindare l'albero di Natale ovviamente è presa da queste cose qui, cioè sono pratiche pagane. Niente, allora, sotto poi vi metto i riferimenti all'odioso culto arboreo di matrice cattolica che purtroppo ammorba l'umanità credo da 2000 e passa anni. E comunque vi consiglio di cercarlo, ecco, poi fate voi la vostra lettura. Se comunque non riusciste a trovarlo, sappiate che io i concetti più importanti li ho fatti anche uscire trascritti, come mie fonti personali, cioè come mio studio personale. Quindi comunque di alcune cose posso passarvi i riferimenti. Altrimenti, se vi interessa qualcosa delle cose che vi ho citato stasera, me lo fate sapere che comunque ve li passo, nel senso mi lasciate la vostra mail. E poi io comunque vi passo tutte le notizie che vi interessano.